Basta guardarla da lontano, al tramonto, con quel superbo panorama che rapisce il cuore, per comprendere che quella che stiamo per visitare è una città in cui possono accadere cose difficili a credersi. Non a caso custodisce un monumento unico che con la sua incredibile pendenza da secoli sembra sfidare la gravità e le leggi della fisica. E non è un caso che ospiti una meravigliosa piazza ricca di arte, storie e leggende, che viene comunemente chiamata la Piazza dei Miracoli. Del resto, come non gridare al miracolo quando si pensa che una delle poche città in Italia ad essere scampata quasi indenne alla furia devastatrice dei barbari, o che sia l'unica tra le quattro più potenti repubbliche marinare a non avere più un accesso diretto al mare. A Pisa, anche l'impossibile sembra normale. E allora preparatevi a scoprire la storia di una città che da 3.000 anni fa parlare di sé come di un luogo unico al mondo. Preparatevi a scoprire Pisa. La nascita di Pisa appartiene ad un passato talmente lontano e avvolto dal mistero che per definirlo con certezza servirebbe una macchina del tempo. Alla città sono state infatti attribuite le più disparate origini, dai Pelasgi, ai Greci, ai Liguri, ai Fenici. L'unica notizia davvero certa è che la città risulta essere molto antica, probabilmente risalente a prima del 1000 avanti Cristo. Non si può dire con certezza quale popolo fondò Pisa. Alcune persone pensano che il nome Pisa derivi dall'omonima città che si trova nel Peloponneso, i cui abitanti sarebbero qui giunti e avrebbero fondato la città. Probabilmente questo però è solo un mito. Pisa in realtà è un toponimo che indicherebbe l'idea di una foce, uno sbocco di un fiume in un altro fiume, verosimilmente l'antico fiume Serchio, anticamente chiamato Auser, che sfociava nell'Arno proprio in questa zona. Di conseguenza l'antica Pisa nacque come porto fluviale sull'Auser. Se la nascita di Pisa rimarrà probabilmente un enigma senza risposta, si può invece dire molto delle epoche successive della città. A cominciare da quella che ancora oggi rimane una delle sue fasi storiche più importanti, quella degli Etruschi. Pisa fu probabilmente un insediamento di fondazione ligure. Tuttavia, ai Liguri subentrarono in un secondo tempo gli Etruschi. Siamo intorno all'VIII secolo avanti Cristo. È dubbio se questo toponimo Pisa già esistesse. In ogni caso, Pisa divenne una delle 12 città più potenti dell'Etruria. Anche se gli Etruschi sono ancora oggi un popolo avvolto nel mistero, rimangono incredibili resti che ci parlano, a volte in maniera poco comprensibile, della loro storia. Tra questi a Pisa ritroviamo lo splendido monumento funerario chiamato Tumulo del Principe Etrusco. La necropoli etrusca, ritrovata nella zona nord dell'antico centro storico di Pisa, è incentrata sul grande Tumulo del Principe Etrusco, un magnifico monumento funebre di circa 30 metri di diametro, al cui interno si trova una camera sepolcrale. All'interno di archeologi hanno trovato dei reperti estremamente preziosi. Una cassa di legno contenente frammenti di bronzo fuso, ossa non umane, animali.
Si tratta di vittime sacrificali di quello che fu un funerale in effigie. Fu verosimilmente bruciato un manichino raffigurante questo illustre personaggio scomparso altrove e mai ritrovato, verosimilmente in mare. Un principe ammiraglio. La dignità di ammiraglio ce la indica un tridente di ferro spezzato e riposto al di sopra dell'altare che celebrò questo rito funerario. Attorno al tumulo principale si sono trovate altre sepolture minori che ci danno l'idea della magnificenza di una città-stato dell'Etruria del VII secolo avanti Cristo. La potenza e l'importanza di Pisa in epoca etrusca è certamente legata alla posizione favorevolissima sorta alla confluenza di due fiumi e quindi alla vicinanza del mare e alla rete di traffici che comunque gli Etruschi e anche i popoli precedenti avevano con l'Oriente del Mediterraneo. La forza della Pisa etrusca doveva essere il commercio e verosimilmente il commercio dei metalli. Commercio su via d'acqua, contemporaneamente fluviale e marittimo, in quanto Pisa era un porto fluviale. Dall'Auser si sbucava nell'Arno e l'Arno a sua volta conduceva al mare e lì esisteva uno dei tre porti marittimi dell'antica Pisa. Si sa, la ricchezza e il potere fanno gola a molti. E verso la fine del III secolo a.C., la città, ancora governata dagli Etruschi, trovò serie difficoltà a resistere alle continue aggressioni del bellicoso popolo dei Liguri. In cerca di aiuto, Pisa fu costretta quindi a guardare a sud e decise di allearsi con quelli che di lì a poco sarebbero diventati i padroni incontrastati del mondo, i Romani. Molte città italiche che si unirono a Roma pensarono di poter gestire quell'intesa apparentemente proficua e sicura. Ma i Romani erano un popolo potente e scaltro e ben presto quelle alleanze si trasformarono in supremazia. Una sorte che toccò anche agli Etruschi e a Pisa, che Roma vide come una grande opportunità per avere un porto sicuro nella parte nord del Tirreno. Ancora oggi in città c'è un luogo in cui si possono ammirare le splendide imbarcazioni che solcavano quel tratto di mare oltre 2000 anni fa, il Museo delle Antiche Navi di Pisa. Il Museo delle Navi Romane ci documenta un sito archeologico di straordinaria importanza, uno degli antichi porti fluviali di Pisa. Sono stati trovati non meno di 30 relitti di antiche navi per un porto che verosimilmente ha funzionato all'incirca dal V secolo avanti Cristo al V secolo dopo Cristo, quando fu spazzato via da una alluvione che strappò addirittura le navi dai loro ormeggi. Sette di queste navi sono state recuperate, quattro sono quasi perfettamente integre. Non sono tutte navi da trasporto, ci sono anche navi da diporto, tra cui la cosiddetta ammiraglia. Il Museo delle Navi Antiche di Pisa attualmente è ospitato nell'antico arsenale mediceo, ma il luogo di ritrovamento di queste navi sta presso la stazione di San Rossore. Durante tutto il periodo dell'Impero Romano, l'importanza di Pisa nel contesto dell'economia dell'impero fu sempre legata alla presenza di un'importante flotta e da una rete commerciale che era preesistente.
quindi le navi pisane sono sempre state di fondamentale importanza nell'economia dell'impero. La posizione strategica e la sua funzione commerciale permisero a Pisa in quei secoli di essere sempre più coinvolta all'interno del mondo romano. La romanizzazione di Pisa fu un processo piuttosto lento che partì da un rapporto di amicizia e di collaborazione fra Roma, che utilizzò Pisa come scalo da una parte, ma d'altro canto garantì anche protezione militare a Pisa, ad esempio contro il pericolo di una occupazione da parte dei Liguri, che avvenne verosimilmente verso la fine del III secolo avanti Cristo. A partire da quel momento Pisa sempre più si incamminò a diventare un municipium romano e addirittura poi una colonia. All'interno della città sorsero una serie di edifici monumentali di grande splendore. La maggior parte di queste magnifiche strutture sono andate perse nel corso dei secoli, ma qualcuna si trova ancora al suo posto dopo quasi 2000 anni di storia. Ne sono un esempio i resti delle terme chiamate Bagni di Nerone. A Pisa troviamo anche importanti terme, attribuite erroneamente all'imperatore Nerone. Come possiamo notare dallo stile compositivo dei mattoni e degli altri elementi circostanti, esse furono sicuramente costruite successivamente, sotto Domiziano. Queste terme sono state riscoperte e scavate al tempo di Cosimo III dei Medici, nel tardo Rinascimento. Recentemente hanno subito un restauro nel 2017, quindi oggi abbiamo un'idea migliore di come fossero in origine. Quello che noi vediamo è il cosiddetto laconicum, cioè il locale in cui si sudava, è l'equivalente della nostra attuale sauna. Nonostante la sua smisurata potenza, anche per Roma giunse però il momento dell'inevitabile tramonto. La calata dei popoli dal nord diede il colpo di grazia ad un impero che già aveva dato gravi segni di cedimento. E a Pisa toccò lo stesso destino delle altre città italiane: subire le ripetute aggressioni barbariche. Solo che, rispetto al resto d'Italia, la potente città portuale toscana aveva un asso nella manica e cercò di giocarselo nella maniera più utile e intelligente. Essere nel posto giusto al momento giusto. Questo sembra essere stato l'asso nella manica che i pisani sfruttarono per resistere alle invasioni quando l'impero romano cadde sotto i colpi dei barbari. Pisa non subì la decadenza toccata al resto d'Italia grazie ad un insieme di fattori che le permisero di non cadere militarmente in mano ai Longobardi. Pisa riuscì a resistere alle invasioni barbariche, gote e longobarde, grazie alla conformazione del suo territorio. I Monti Pisani cingevano una laguna, praticamente era imprendibile Pisa via terra. In più, la presenza di una flotta imponente la rendeva anche difficile da conquistare via mare. Di conseguenza, i Longobardi si insediarono nell'entroterra, ma con molta più difficoltà riuscirono a incidere su quella che era l'identità della città e le sue consuetudini. In altre parole, Pisa rimase profondamente romana. Negli anni successivi alla caduta dell'impero, Pisa non si accontentò della sua esemplare capacità di resistere via mare e della barriera naturale offerta dai Monti Pisani, ma si dotò di imponenti mura di cinta che le permisero di resistere anche agli attacchi via terra. Pisa è molto fortunata ad avere una delle più antiche cinte murarie che sono sopravvissute quasi intatte fino ai giorni nostri.
Le mura infatti hanno attraversato tre fasi principali. La prima, come prevedibile, sotto l'impero romano. La seconda, tra il V e il IX secolo, durante il periodo tardo medievale, dove hanno subito un importante rafforzamento. E nell'ultima fase, quando Pisa divenne repubblica dopo l'anno 1000. Nell'insieme rappresentano quindi tre strati archeologici diversi, ma ugualmente importanti. Una potente flotta, la naturale protezione delle montagne e la costruzione della città muraria non furono però in grado di impedire ai Longobardi di riuscire infine a esercitare la loro influenza sulla città. Per quanto Pisa non sia stata fisicamente, militarmente conquistata dai Longobardi, fu inevitabile una commistione di interessi politici e anche chiaramente civili. I Longobardi si stanziarono in Pisa, vissero in Pisa, ci sono molte sepolture che lo testimoniano, molte testimonianze. Anche sotto i Longobardi, Pisa confermò la sua natura marittima e divenne un porto commerciale fondamentale per gli scambi della Tuscia con la Corsica. La presenza longobarda nella zona è oggi raccontata in una chiesa che sorge proprio in prossimità di uno scomparso scalo fluviale che apparteneva all'antico porto pisano, la Basilica di San Pietro a Grado. La Basilica di San Pietro a Grado è un edificio molto suggestivo, con una vita complessa. Sarebbe stato costruito nel VI-VII secolo per testimoniare, secondo una leggenda locale, l'arrivo di San Pietro, che sarebbe arrivato lì. Il luogo, che si trovava all'epoca alla bocca dell'Arno, era però soggetto a smottamenti ed inondazioni e quindi dovettero ricostruirla un po' più in alto, nelle forme pressoché attuali, nel XII-XIII secolo. All'interno, che è semplice ma molto maestoso, c'è un importante ciclo di affreschi eseguiti dal pittore Deodato Orlandi, commissionati dalla famiglia Gaetani, importantissima famiglia pisana, tradizionalmente di discendenza longobarda. Del periodo longobardo non restano molte tracce, ma nella fondazione della chiesa si possono vedere elementi che ci fanno pensare appunto al dominio longobardo. Un dominio che vide la sua fine nel 774, quando, dopo la caduta dell'ultimo re longobardo Desiderio, i Franchi di Carlo Magno diventarono i nuovi padroni dell'Italia. Anche in questo caso, Pisa riuscì a mantenere quasi intatto il suo prestigio, per via degli stessi motivi che l'avevano resa grande fino a quel momento. La forza di Pisa rimase sempre la sua flotta, che anche durante i cosiddetti secoli bui fu sempre una potenza cospicua, utile perfino a un imperatore come Carlo Magno, tant'è vero che la flotta pisana la troviamo agire accanto alla flotta franca. Questo consentì a Pisa di godere di una notevole autonomia anche successivamente, quando la Toscana fu organizzata in Marca. Carlo Magno non impose a Pisa un governo diretto e lasciò che l'elezione anche delle cariche ecclesiastiche vescovile fossero elezioni di popolo. L'introduzione del concetto del vice comites e quindi del visconte lo relegò invece al territorio di Lucca. Già nel X secolo Pisa poteva considerarsi la capitale del marchesato di Toscana, ma così non era, perché nominalmente era Lucca. Da Pisa cominciarono a organizzare le spedizioni di contrasto al dilagare della potenza saracena nel Mediterraneo. La lotta contro gli infedeli era una missione costitutiva dell'impero carolingio
e di conseguenza tutte le membra di questo grande corpo politico erano chiamate a partecipare a questa lotta. Da questa lunga serie di esperienze storiche e politiche, durante il X secolo iniziò a prendere vita quella che diventerà nei secoli successivi la leggendaria Repubblica Marinara di Pisa. Nel corso del lungo viaggio nella storia di Pisa, siamo arrivati al momento forse più intenso ed esaltante. Il mare, che per oltre 2000 anni era stato il suo più fedele alleato, iniziò a regalarle quella gloria e quel potere di cui i pisani non avevano mai goduto. Già nell'XI secolo Pisa riuscì a ritagliarsi uno spazio di prim'ordine nello scenario politico internazionale. Grazie alla sua potente flotta e a quelle capacità commerciali che estesero la sua presenza in tutto il Mediterraneo. Fu questo il momento in cui nacquero il Libero Comune e quella che verrà definita la Repubblica Marinara. A partire da un dato momento, oltre al marchese, subentrano altre forze, il vescovo e poi i consoli della città che si costituisce a comune. E a un certo punto prendono in mano la lotta di espansione sul mare. Inizialmente, in questa espansione marittima, Pisa trova un forte appoggio da parte del papato, ma successivamente i pisani rialzano le loro ambizioni e trovano nell'impero una controparte degna dei loro grandi progetti di espansione. Tra XI e XII secolo l'irradiazione della presenza pisana nel Mediterraneo sembra inarrestabile, innanzitutto in direzione del Nord Africa e poi le coste della Siria e poi Costantinopoli, ma addirittura le coste della Dalmazia e il mare Adriatico. Ma Pisa non era la sola a solcare il Mediterraneo e dovette presto fare i conti con la dilagante minaccia saracena. Pisa ebbe un ruolo importantissimo durante la prima crociata per la riconquista di Gerusalemme. A guidare le truppe fu Daiberto, a capo di una grande flotta, e Daiberto diventerà anche il primo patriarca cristiano di Gerusalemme. Quindi Pisa si pone sullo scenario internazionale come grande potenza riconosciuta da tutti, dal papato e dall'impero. Gli arabi non erano però i soli a contrastare l'ascesa di Pisa. Infatti, di lì a poco, le mire espansionistiche dei pisani si scontrarono con le ambizioni delle altre potenze marinare. I rapporti fra Pisa e le altre repubbliche marinare furono un misto di concorrenza e convenienza. La comune lotta contro l'espansionismo saraceno nel Mar Tirreno portò Pisa a lottare a fianco di Genova, ma successivamente, fra XII e XIII secolo, scoppiò la rivalità. Opposti furono i rapporti con Venezia. Inizialmente Pisa fu rivale di Venezia, avendo ambizioni di espansione verso il mare Adriatico, ma successivamente divennero alleate in nome della comune lotta contro Genova. Questo è il momento di maggior splendore nella storia della città. Simbolo di questa grande magnificenza è la famosissima Piazza dei Miracoli, la meravigliosa distesa verde nel centro storico che ospita i monumenti più famosi di Pisa. Lo spazio urbano più affascinante di tutta la città di Pisa è Piazza dei Miracoli. La piazza ospita quattro edifici che simboleggiano il potere esercitato dalla Chiesa nella Pisa medievale. Il Duomo, un enorme e splendido edificio, il Battistero, il Campanile, ovvero la torre pendente di Pisa, e infine il Camposanto.
Queste strutture non si allineano in modo perfettamente geometrico, ma sono situate in angoli leggermente diversi tra loro, il che conferisce bellezza alla piazza e dimostra quanto fosse importante e significativo il potere ecclesiastico durante il periodo medievale. Il Duomo di Pisa, una delle costruzioni più famose nel mondo, è un capolavoro del romanico pisano. Si colloca in un periodo storico nel quale le repubbliche marinare avevano raggiunto una ricchezza e un'importanza anche militare straordinarie. Il Duomo fu costruito a partire dal 1063 o 1064 dall'architetto Buscheto, la cui memoria è anche assicurata dal fatto che la sua urna si trova tuttora nella facciata dell'edificio. Lo stile cosiddetto romanico pisano è complesso e composito. Ci sono quindi elementi bizantini e anche islamici. Molto importante è il mosaico absidale, con Cristo in trono fra la Vergine e San Giovanni, anche perché il volto di San Giovanni è opera certa di Cimabue. È anche importantissimo il pulpito o pergamo di Giovanni Pisano, che costituisce un vertice della scultura di questo maestro. Altro monumento di spicco della Piazza dei Miracoli è il Battistero, un edificio colossale, il più grande battistero d'Italia, costruito da un architetto che si firma Magister Dio ti salvi, ma poi collaborarono come capimastri Nicola ed Andrea Pisano. La facciata è ricchissima di sculture, alcune delle quali poi furono tolte in una serie di restauri dell'Ottocento e oggi le possiamo vedere nel Museo dell'Opera. La Piazza dei Miracoli è però famosa in tutto il mondo, soprattutto per quello che è universalmente considerato uno dei monumenti più celebri del pianeta. Una struttura che sembra sfidare le leggi della fisica e che a guardarla da lontano, mentre protende la sua cima verso il terreno, fa davvero pensare che qui sia tutto incredibilmente possibile. La Torre di Pisa. Diversamente da quanto si possa pensare, la straordinaria pendenza della Torre di Pisa, il monumento più celebre della città, si verificò poco dopo l'inizio della sua costruzione. Difatti, la sua inclinazione iniziò a manifestarsi durante l'edificazione del terzo livello, poiché stavano costruendo su un terreno che sarebbe probabilmente sprofondato. Se la guardiamo attentamente, notiamo che la torre ha quasi una forma di una banana, dovuta ai tentativi di porvi rimedio nel tempo. È un'immagine straordinaria. Per controbilanciare questa pendenza furono, infatti, posti alla base dei contrappesi. Il progetto fu affidato a un architetto locale chiamato Dio ti salvi, alla fine del XII secolo. Si trattava di un lavoro molto ambizioso, vista l'imponente altezza del campanile. Come molti campanili di quel periodo, quest'ultimo fu separato dalla chiesa proprio per evitare crolli. In questo modo, infatti, qualora fossero precipitati, sarebbero caduti su se stessi e non sull'edificio della chiesa. La torre pendente è visivamente unica e sorprendente. Rappresenta il simbolo della città. E per questo tutta la vita di Pisa ruota attorno ad essa. La Torre di Pisa, al di là della sua bellezza e della sua importanza architettonica, è uno dei monumenti più famosi del mondo, essenzialmente perché non è dritta. E quindi ci fa capire come
la curiosità umana è attratta spesso più dall'anomalia che non dalle cose fondamentali. Incredibili monumenti, ricchezza infinita, colonie in ogni angolo del Mediterraneo e fino al Mar Nero. Non c'è dubbio che lo sviluppo economico e sociale della Repubblica Marinara Toscana era arrivato ad un grado di prosperità davvero smisurato. Talmente grande da suscitare invidie e preoccupazioni nella vicina Genova, che si dimostrò pronta a tutto per cercare di soppiantarla nel controllo dei traffici marittimi. Alla lunga, i rapporti fra Genova e Pisa si fecero sempre più tesi, soprattutto a causa della determinazione con cui Genova si impadronì della rotta in direzione di Costantinopoli e del Mar Nero e arrivò a pretendere di controllare lo stesso Mar Tirreno. Il confronto si fece inevitabile ed ebbe luogo nel 1284 nelle acque della Meloria al largo di Livorno, dove i pisani subirono una disastrosa sconfitta. La città di Pisa perse gran parte della sua aristocrazia combattente, che fu sterminata o condotta in prigionia nelle carceri genovesi. Dopo la Meloria, Pisa dovette gradualmente rinunciare al suo dominio sul Mar Tirreno centrale. Nell'arco di pochi decenni avrebbe perso addirittura la Sardegna. Rimase però come grande base economica il possesso dell'isola d'Elba con le sue miniere di ferro. L'ironia del destino volle che la sconfitta della Meloria, considerata uno dei momenti più drammatici nella storia della città, fosse contemporanea alla costruzione di un'altra opera che rappresentò perfettamente l'inizio del declino, il Campo Santo. Solitamente le persone vengono sepolte nei cimiteri, termine che è generalmente associato a qualcosa di negativo. Il vescovo Ubaldo Lanfranchi fece invece qualcosa di sorprendente. Di ritorno da un viaggio in Terra Santa, portò con sé molta terra e la mise nei cimiteri di Pisa, il quale prese così il nome di Campo Santo. In questo modo il Camposanto assunse un valore positivo e per la prima volta venne utilizzato questo termine in Italia, nonostante oggi venga frequentemente associato ai cimiteri. I decenni successivi alla sconfitta della Meloria videro Pisa tentare il tutto per tutto con l'obiettivo di recuperare il potere perso. In nome di questa voglia di riscatto, la città prese una serie di scelte rischiose per provare a ribaltare le sorti del periodo di declino che stava vivendo. La città di Pisa ha sempre avuto affinità e vicinanza ai poteri imperiali, quindi anche il legame che ci fu fra Pisa e il neo eletto imperatore Arrigo VII fu naturale. Quindi Pisa e Firenze si ritrovarono su fronti opposti. Questo perché, in un periodo in cui lo scontro tra i ghibellini filoimperiali e i guelfi, sostenitori del Papa, si era fatto particolarmente drammatico, i fiorentini si erano schierati apertamente con il papato. Nel 1312 Arrigo VII viene incoronato imperatore in Roma, risale in Toscana e pone l'assedio a Firenze con l'alleanza dei pisani. Le cose non vanno bene. Arrigo viene avvelenato e muore a buon convento. Nonostante la morte di Arrigo VII, non si rinuncia a eliminare definitivamente il problema e quindi un grande esercito ghibellino pone l'assalto alle forze guelfe e nella battaglia di Montecatini praticamente Firenze viene annientata. La catastrofica sconfitta del 1315 venne però assorbita da Firenze senza conseguenze permanenti. Grazie ai suoi potenti mezzi economici, la città gigliata fu in grado di continuare a percorrere la strada che l'avrebbe portata
ad esercitare l'egemonia sulla Toscana. Pisa era infatti ancora troppo segnata dai danni riportati dopo la battaglia della Meloria per riuscire ad imporsi sugli acerrimi nemici fiorentini. Nonostante i disperati tentativi di recuperare la gloria perduta, il destino di Pisa era ormai scritto. Un destino che portava la bandiera gigliata dei rivali fiorentini guidati dai Medici. Un'onta inaccettabile, contro la quale i pisani si opposero con fierezza per più di 100 anni. Pisa viene invasa dalle truppe fiorentine la notte del 9 ottobre del 1406. Inizia immediatamente un'opera di devastazione e una resistenza pisana che andrà avanti per quasi 100 anni, culminando col periodo che viene definito della Seconda Repubblica, quando Pisa riesce veramente a scacciare Firenze dalla città. Però alla fine del 1509 si arriva a un patto, a una resa, e Firenze definitivamente si impadronisce della città. Praticamente Firenze fa sì che rimangano in Pisa soltanto le persone necessarie, fornai, artieri, fabbri. Si comprende che una città che aveva vissuto per millenni del traffico marittimo viene privata della sua anima vitale. A seguito della definitiva conquista fiorentina del 1509, la città perse buona parte del suo valore politico ed economico. Ed è a questo periodo che risale uno dei simboli più evidenti del potere mediceo a Pisa. Infatti, per volere di Cosimo I de' Medici, vengono iniziati i lavori di trasformazione di quella che diverrà una delle piazze più famose della città, la bellissima Piazza dei Cavalieri. La piazza deve il suo nome alla chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano, ordine che fu istituito nella metà del XVI secolo dai Medici. La piazza di Santo Stefano fu progettata da Giorgio Vasari, architetto non solo della chiesa di Santo Stefano, ma anche del Palazzo della Carovana, il quale oggi ospita la celebre Scuola Normale di Pisa. All'interno del palazzo troviamo una serie di stanze di grande valore, tra cui ad esempio la biblioteca, ricche di arte e architetture storicamente di grande interesse. Su questa piazza troviamo anche importanti edifici governativi come il Palazzo dell'Orologio e, di fronte a questo, la statua di Cosimo I de' Medici. La costruzione della piazza e dell'Ordine dei Cavalieri rappresentarono solo alcune delle tante decisioni prese dai Medici nel corso di 2 secoli che determinarono le sorti della città. Con la sottomissione a Firenze, Pisa cambia radicalmente la sua fisionomia. I fiorentini sfruttano Pisa non solo come sbocco al mare, ma anche come centro cantieristico. È notevole la costruzione degli arsenali medicei. Pisa, però, si trasforma progressivamente sempre più nella sede di una aristocrazia terriera, assai più che commerciale. Questa involuzione del commercio si deve anche alla costruzione del porto di Livorno, con cui i fiorentini assestarono un durissimo colpo alla già sofferente Pisa. La fondazione del porto franco di Livorno sottrae a Pisa la plurisecolare funzione di sbocco al mare per la Toscana fiorentina. E quindi a questo punto Pisa diventa una città
progressivamente ripiegata su se stessa, diventa soprattutto la città universitaria del Granducato di Toscana. Nel 1737 la dinastia dei Medici si estingue. Le grandi casate europee si accordano per far subentrare la casa dei Lorena. A questo punto Francesco Stefano di Lorena diventa Granduca di Toscana e si accinge a rinnovare il volto di questa regione. In particolare Pisa è una residenza prediletta dai Lorena, ma sono proprio i Lorena, in particolare Pietro Leopoldo, che sottolineano come questa città appaia senza ambizioni, appagata di una situazione tutto sommato tranquilla ma anche statica. Tra il XVII e il XIX secolo, Pisa subì una vera e propria paralisi sociale ed economica, dettate dal declino subito durante il dominio fiorentino e dei Lorena. Questo clima di decadenza venne in parte lenito dagli splendidi monumenti che continuavano ad impreziosire la città e che iniziarono ad attirare turisti da tutto il mondo. Perfino Leopardi le dedicò splendide parole di incanto e amore. Sono rimasto incantato di Pisa per il clima. Se dura così, sarà una beatitudine. Questo Lungarno è uno spettacolo così bello, così ampio, così magnifico, così gaio, così ridente, che innamora. Non ho veduto niente di simile né a Firenze, né a Milano, né a Roma. Poiché l'Arno è un fiume importante e divide in due parti la città di Pisa, su iniziativa delle Lorena furono costruiti i Lungarni. I Lungarni delineano una magnifica via d'acqua proprio al centro della città e ovviamente sono costeggiati da una serie di palazzi importanti. Per questo motivo diventarono la principale via sociale della città. Tra i vari palazzi che abbelliscono i Lungarni spicca l'elegante e originale Palazzo Giulio Roselmini Gualandi, più noto come Palazzo Blu, per via del suo sgargiante intonaco colorato. Il Palazzo Blu è uno dei principali palazzi di Pisa e ha avuto una storia complicatissima. In quel luogo, nel 1495, andò il re di Francia, Carlo VIII, al quale i pisani, che erano stati liberi per un breve periodo da Firenze, chiesero la garanzia di rimanere liberi e indipendenti. Nel 1773 Caterina di Russia, interessatissima alla cultura italiana, stabilì lì il collegio greco-russo, affidandolo a uno studioso locale. In quell'occasione il palazzo fu intonacato nel cosiddetto color dell'aria, un blu pallido che caratterizza San Pietroburgo. Recentemente, nelle ultime operazioni di restauro, si è ripristinato il colore, tanto che adesso si chiama appunto Palazzo Blu. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, attuale proprietaria del palazzo, ne ha fatto un museo interessantissimo. Oltre a Palazzo Blu, molti altri splendidi edifici e monumenti si affacciano sulle placide acque dell'Arno che scorre alcuni metri più in basso. Come ad esempio la bellissima chiesa di Santa Maria della Spina. La chiesa di Santa Maria della Spina, così chiamata perché ospitava una reliquia che era parte della corona di spine di Gesù Cristo, iniziò nel 1230, commissionata dalla famiglia Gualandi, ma successivamente prese l'aspetto attuale nel 300 ed è il migliore esempio del gotico pisano.
la situazione delicata del sottosuolo pisano, come in altri punti, determinò poi una serie di guai statici, tanto che nell'Ottocento dovettero procedere a un restauro radicale. Al suo interno, forse le opere più importanti sono dei capolavori della scultura gotica di Andrea e Nino Pisano, la Madonna della Rosa, la Madonna del Latte e poi San Pietro e San Giovanni Battista. Nel corso degli ultimi due secoli, Pisa ha continuato a vivere momenti di alterne fortune, assistendo spesso da una posizione defilata ai grandi fatti che hanno attraversato la storia. Questo non le ha evitato di prendere parte alle grandi vittorie e alle tristi sconfitte del nostro paese. Pisa, nel 1800, dopo l'epopea napoleonica, che comunque portò dei grandi vantaggi alla città, non ultimo la fondazione della Scuola Normale Superiore, arrivò all'epopea risorgimentale. Gli studenti dell'Ateneo si unirono in battaglioni e combatterono a Curtatone e Montanara. Sono episodi che ogni pisano porta radicati nel cuore per il contributo che è stato dato al movimento risorgimentale. Nel Novecento Pisa si contraddistingue per l'adesione importante alla cosiddetta rivoluzione fascista, che proprio qui ebbe uno dei suoi centri più importanti. Ma è altrettanto, se non più importante, il capitolo relativo alla Seconda Guerra Mondiale. Pisa fu una delle città italiane più martoriate dai bombardamenti anglo-americani. E ricordiamoci che proprio qui, sul fiume Arno, passava fra l'altro il confine che per lungo tempo tenne impegnati gli alleati contro i tedeschi, che si asserragliarono fra l'altro anche in Piazza dei Miracoli. Questo costò il bombardamento non solo di gran parte della città, ma della stessa Piazza dei Miracoli. Un altro evento importante è il 68, che a Pisa ebbe uno dei suoi grandi laboratori universitari. La rivoluzione del 68 partì anche da Pisa. Oggi Pisa è una città che non si ferma e che non ha paura di cambiare, anche nei suoi luoghi simbolo. Ne è una prova il bellissimo Angelo Caduto, intensa opera dell'artista polacco Igor Mitorai, collocata nel 2012 nella storica Piazza dei Miracoli. Il bronzo rappresenta il mito di Icaro che, volato troppo vicino al sole, perse le sue ali e cadde rovinosamente a terra. Non a caso la statua, che incarna la caducità dell'essere umano, si trova ai piedi della torre. Un monumento apparentemente imponente e inscalfibile, ma in realtà tradito dai suoi piedi fragili. L'angelo di Mitorai rappresenta un rispettoso e splendido esempio di come l'arte contemporanea possa convivere con quella antica. E questa capacità di creare futuro intorno al proprio lunghissimo passato è una filosofia che oggi pervade Pisa e la sua voglia di guardare al domani, cercando di continuare a crescere, a stupire e, perché no, a fare quei miracoli che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.